Antonio Molinara, direttore tecnico della struttura Elysium di Agropoli, parla del prossimo campionato italiano invernale, in programma il prossimo 25 e 26 febbraio ad Agropoli, e di quello estivo che si svolgerà nella Repubblica di San Marino. Le due gare sono inserite nel circuito internazionale. È una grande soddisfazione per me come responsabile federale, è una grande soddisfazione per l'Elysium Agropoli, perché la Federazione Nazionale ha voluto premiarci per l'impegno come Federazione Campana e ha voluto premiare anche l'Elysium per questa struttura. Sono stati qui circa un mese fa il Presidente Nazionale Carlo Allegrino, il responsabile della SIT, Settore Istruzione Tecnica e Organizzazione Gare Nazionale, Stefano Manzi e Luca Donelli di Bologna. Sono venuti apposta per visionare la struttura. Ebbene, ora lo possiamo dire perché due giorni fa è stato ufficializzato ad Agropoli. Il 25 e 26 febbraio ci sarà il campionato italiano invernale e considerate l'importanza, viene considerata in base a cosa? Sono due campionati italiani, uno invernale e uno estivo, uno si farà qui ad Agropoli, quello invernale, quello estivo si farà nella Repubblica di San Marino e queste due gare sono inserite nel circuito internazionale, quindi circuito mondiale, dove ci sono tutte le gare di Budapest, Praga, Cracovia, quindi e lì c'è scritto anche Agropoli, quindi immaginate la soddisfazione che può essere per tutto il territorio. Secondo le stime, quante persone confluiranno qui nel territorio per i campionati invernali? E questo non sono ancora in grado di dirlo perché i campionati italiani non possono partecipare tutto, ci si accede tramite qualificazione. Quella di oggi è una prova di qualificazione, è un campionato interregionale valevole come qualificazione per i campionati italiani. Io presuppongo che possano essere intorno i 400-500 atleti, considerando che ognuno di loro farà più gare, credo che nella due giorni avremo oltre 1000-1200 atleti gara.